Salve e benvenuti su Vaticano Update, le notizie più importanti sul Vaticano. Un uomo ancora non identificato in custodia dopo aver guidato un'auto ad alta velocità e oltrepassato l'ingresso in Vaticano. Una guardia di turno ha sparato in direzione delle gomme anteriori del veicolo, colpendo il parafango anteriore sinistro, ma l'automobile ha proseguito all'interno del territorio vaticano fino a quando l'autista è sceso nel cortile di San Damaso, il cortile principale del Palazzo Apostolico. L'uomo, di circa 40 anni, è stato immediatamente sottoposto ad una visita da parte dei medici della Direzione di Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano e hanno riscontrato un grave stato di alterazione psicofisica. In una lettera inviata in occasione del vertice del G7 di Hiroshima, Papa Francesco ha affermato che il semplice possesso di armi nucleari crea un clima di paura e di sospetto e offre solo un'illusione di pace. Nella sua lettera il pontefice ha sottolineato che la sicurezza globale deve essere integrale, capace di abbracciare questioni come l'accesso al cibo e all'acqua, il rispetto per l'ambiente, l'assistenza sanitaria, le fonti di energia e l'equa distribuzione dei beni del mondo. Papa Francesco ha espresso le sue condoglianze dopo che 14 persone sono morte in seguito a devastanti alluvioni nel nord-est dell'Italia. Il Papa ha inviato un telegramma di condoglianze al Cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, dopo che le intense precipitazioni che hanno colpito l'Emilia-Romagna hanno causato gravi inondazioni e frane. Migliaia di persone sono state evacuate dalle zone più colpite e i soccorritori hanno utilizzato elicotteri e gommoni per aiutare le persone a fuggire dagli edifici allagati. Il Santo Padre ha riconosciuto il martirio di un giovane sacerdote italiano martirizzato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Padre Giuseppe Beotti fu fucilato dai tedeschi dopo essersi rifiutato di lasciare la sua parrocchia. Francesco ha anche approvato l'attestazione delle virtù eroiche di 8 servi di Dio, tra cui la 16enne Lorena D'Alessandro, morta per un tumore polmonare a Roma nel 1981. La sala stampa della Santa Sede ha annunciato che Papa Francesco visiterà il santuario di Nostra Signora di Fatima in Portogallo il prossimo agosto. Papa Francesco parteciperà alla Giornata Mondiale della Gioventù dal 2 al 6 agosto e visiterà Fatima il 5. Grazie per aver seguito la puntata di questa settimana di Vaticano Update per EWTN Vaticano.